La ripresa si vede, ma è ancora debole, così dagli uffici di Confesercenti Arezzo nel bilancio di fine anno. Un 2017 intenso in una fase storica particolare anche per l'economia aretina. Considerate che solo il nostro ufficio credito ha erogato 62 milioni di euro alle imprese, 1 milione di euro sono andati a delle piccole imprese di nuova realizzazione, quindi sono 40 nuove imprese del commercio che vanno a occupare spazi che si erano purtroppo liberati. Ugualmente la formazione è stata un altro nostro impegno importante, 1300 persone formate con il nostro consorzio. A più livelli l'associazione di categoria si è mossa per dare una scossa allo shopping, ma al tempo stesso per far alzare i livelli di decoro e sicurezza non solo nel capoluogo ma anche nella provincia aretina, e il futuro si chiama turismo. Per esempio io chiederei all'amministrazione di sistemare queste scale mobili, che sarebbe ora, perché insomma, non si può accogliere la gente, fare una politica turistica che noi sponsorizziamo. Tutto il mio interesse in quest'anno è stato verso la possibilità di sviluppare il turismo in città, quindi se ci sono segnali in questo senso ben vengano, ma non solo in città, ovviamente in tutta la provincia, perché la provincia d'Arezzo è un territorio da promuovere totalmente. Intanto auguriamo anche buon Natale, buone feste a tutti, a tutta la cittadinanza, a tutti i nostri associati ovviamente.